Mi sono innamorato di John Pradels. I suoi video allenamento sono una goduria a vedersi. Ragazzo è un giovane pro spagnolo che recentemente è venuto anche qua in Ultraflex ad allenarsi e ha fatto poi una serie di video da Andrea Presti, cioè è stata una settimana a massacrarsi con Presti, a venire massacrato da Andrea Presti. Come ti viene in mente di farti una settimana a casa Presti? E quindi probabilmente lo conoscete anche da quella serie di video che nel mente ti dico vatteli assolutamente a vedere. Ora sia chiaro, voi mi conoscete, io sono un nerd, mi piacciono i tecnicismi, ma una cosa che mi affascina dei suoi allenamenti, che mi piace proprio vederli, è che sono molto essenziali, cioè non è che sta là a spiegare perché, te fa vedere che si allena. Easy, che è anche il motivo per cui mi piace vedere i video di Sam Sulek, no? Sam Sulek, insomma. Ti faccio vedere quello che faccio, ti faccio vedere se quanto funziona, giudicalo te, questo è il mio fisico, questo è il mio risultato, però, bah, non ti devo incartare niente. Questo è, senza filtri, telecamere accese, e Joan in realtà fa degli allenamenti molto interessanti. Se andiamo a vedere, a percepire, a ragionare. In questo video analizzeremo proprio il suo leg day, ovviamente. Che analizzi? Analizzi le braccia, analizzi il piccino. No, analizzi il leg day come prima cosa. Là si vede l'uomo, no? Là si vede la virtù, il valore di un guerriero dal leg day. E vedremo quattro punti principali. Anzitutto la scelta degli esercizi. Vedremo poi le esecuzioni, l'intensità che ci mette in esercizi e le tecniche di intensità in generale. Quindi andiamo. Questo te lo godi. Prima di iniziare, ragazzi, questi video richiedono tanto effort in generale per preparare tutti gli script, per registrarli, per montarli, insomma ci mettiamo veramente tanto impegno e spero che si noti. Dal canto vostro, per supportarci, per partecipare a questa esperienza Rhino, un'iscrizione, un pulsante, un tasto da premere, iscriviti, e volendo, se ci mettiamo pure una ricondivisione sui vostri canali social, è un aiuto importantissimo per noi. A voi non costa niente, ma noi dà una mano e soprattutto ci incentiva a fare più contenuti e aumentare gradualmente la qualità. Quindi se vi interessa il progetto è super accettato e grazie per il supporto, logicamente come prima cosa. Ok, leg day di Joan, non so pronunciare, io lo spagnolo proprio non... La scelta di esercizi è interessante, questa sessione è indirizzata principalmente verso i quadricipiti. Il primo esercizio è una leg extension. Vogliamo quindi sin da subito fare il famoso preaffaticamento, preattivazione, indirizzare la tensione, il lavoro sui quad. Questo ci permetterà non solo di avere una miglior percezione del distretto muscolare negli esercizi a seguire, ma il concetto che dobbiamo ragionare è che in astratto la leg extension è l'esercizio principe per i quadricipiti, è l'esercizio dove li lavoriamo con una tensione meno male uniforme su tutto il ROM, quindi anche il massimo accorciamento, che è un punto in cui non c'è tanta tensione nella squat, nella pressa, nelle accosciate. È un esercizio poi dove c'è meno fatica sistemica e più stress specifico muscolare, di nuovo sul quadricipite, perché è meno sinergico. Il risultato logico è nel momento in cui sono fresco voglio giocarmi le mie carte per stressare il più possibile il mio distretto, che è il primary target, quindi il distretto che voglio allenare come distretto primario. A questo punto si passa a un leg curl, anche qua una scelta molto interessante a livello proprio di sensazione, cioè dopo aver fatto una leg extension e poi un leg curl abbiamo un doppio beneficio: da una parte i quadricipiti non soffriranno di troppa fatica negli esercizi successivi, nei compound successivi, quindi quello che è anche un esercizio molto impattante, quindi teoricamente un preaffaticamento, col fatto che passa un po' di tempo che il sangue si sposta eccetera, diventa quasi più una preattivazione, e questo è un bel vantaggio. Ma soprattutto attivando i femorali avremo molta più confidenza nei multiarticolari. Perché? Perché i femorali sono degli stabilizzatori, non partecipano tanto al lavoro come agonisti, perché se si accorciano da una parte si allungano dall'altra, però stabilizzano. Questo concetto dell'allenare i femorali prima delle accosciate è stato introdotto da John Meadows, i suoi programmi nel Mountain Dog Training. Tra l'altro c'è un video proprio sul Mountain Dog Training, quindi vattelo a rivedere perché è molto interessante, è un metodo veramente brillante. E ci sentiremo sostanzialmente molto più fluidi, ecco questa è la sensazione un po' che dovremo ricercare, molta più fluidità nel movimento. Ovviamente poi questo ci permette di stimolare i femorali al meglio nel momento in cui siamo più freschi, quindi ci sarà uno stimolo ottimale. Tra parentesi, i conti tornano, John è carente proprio sui femorali, quindi è un distretto che comunque vuole portare su e allenarli a fine sessione gambe. L'abbiamo fatto un po' tutti, insomma, che stai devastato più di là che di qua, alla fine della sessione manco ti ricordi che hai fatto per i femorali, ti butti là sul macchinario stile tipo barena arenata così sulla spiaggia, muovi qualcosa che devi muovere tipo così, e insomma dici ho fatto pure femorali, questo è un po' il trend. Invece così gli diamo una giusta priorità. Dopo i femorali
adductor machine. Ora vi do un po' di feedback. È una scelta molto interessante da un punto di vista proprio di sensazione, in primis perché attiviamo gli adduttori e attiviamo soprattutto a livello di mobilità prima di fare delle accosciate. Molto interessante, molto intelligente. Ma un altro discorso che può sembrare superfluo e magari anche divertente per chi tende a pesare poco e non ha masse importanti, è il fatto che fare l'adductor prima di una leg extension leg curl ci porta a dei problemi nel setting, cioè nel metterci nel macchinario, perché quando ho gli adduttori in pump non riesco a addurre molto bene, quindi tendo a stare troppo largo e non riesco quindi a stimolare a dovere nel macchinario, cioè ho una direzione articolare di movimento che non combacia col macchinario, non riesco a stare stretto, quindi devo aspettare un attimo che il sangue passi, insomma perdo del tempo. Quindi inserirlo dopo ci permette di sfruttarlo al meglio come sinergico per gli esercizi di accosciata e non impattare troppo su quad e femorali. Poi in generale farli dopo i femorali, anche quello è un consiglio che viene dato da John Meadows, a livello proprio di sensazione è qualcosa che rende più fluido tutto quello che si fa dopo. Quindi questi primi tre esercizi di isolamento, se vogliamo, sono una mega preattivazione che porta l'atleta anche a una forte attivazione simpatica, quindi non c'è troppo effort, non ci sono botte neurali, l'atleta sarà bello attivo sia a livello muscolare che di sistema nervoso autonomo e può passare poi compound, che sono principalmente due: una leg press, quindi andiamo a lavorare prima su un tratto di ROM che è più o meno il mid range del movimento, quando come vedremo non accoscia tanto, e poi infine un hack squat dove andiamo a lavorare il muscolo quando è allungato al massimo. Ed ultimo esercizio poi un esercizio unilaterale, quindi inseriamo anche un esercizio unilaterale che è un Bulgarian fatto alla squat machine, variante interessante che ci permette di lavorare in instabilità e soprattutto poi andare a attivare anche il gluteo. Quindi nel complesso la selezione degli esercizi e il relativo ordine è veramente pensato molto bene. Passiamo poi alla seconda parte che riguarda le esecuzioni. Ora, in generale, il concetto delle esecuzioni, un po' la nota comune che vediamo, è che c'è molta aggressività nel set. La fase concentrica è molto esplosiva, se vogliamo alle volte un filo scattosa, e questo porta a arrivare un po' di inerzia alla fine della fase concentrica, che è sicuramente un malus, una cosa che si potrebbe migliorare. Nella pressa la scelta è di non scendere troppo, quindi c'è uno stance abbastanza stretto che ci va logicamente a togliere il ROM in basso. E l'altra caratteristica in generale nelle esecuzioni sono le micropause, ossia ci si prendono delle micropause che non sono soltanto quell'istante di tensione in alto, ma molto spesso proprio 5-10 secondi, quasi un cluster set, quando si accumula molta fatica e quindi la concretizzazione del cedimento arriva soltanto alla fine. Questo porta ad un aumento sicuramente di quelle che sono le effective reps, sicuramente delle ripetizioni totali, e un po' si applica la logica dei cluster in maniera però un po' più intuitiva, non c'è un ordine preciso. Quindi questa delle micropause non è proprio un errore, è un po' un ascoltarsi. Sicuramente l'unico male, se vogliamo, è che non essendo parametrato, non essendo uno schema preciso, abbiamo anche difficoltà a progredire in maniera precisa e quindi avere dei dati di progressione nel tempo. Non che questo non ci permetta di progredire, perché logicamente ci permette anche di adattarci in funzione di quello che è il livello di fatica e cercare di progredire per esempio sull'RPE, ma sapete che io sono dell'idea che prendere dei dati, logicamente solo i dati che ci servono, non dati a caso inutili, ecco, prendere dei dati ci permette di parametrare meglio l'atleta e di scegliere muoversi di conseguenza. Ma ecco, stiamo parlando di finezze. Se l'atleta è intenso, se l'atleta lavora bene, il grosso è sempre l'intensità che creano in sala, sia chiaro. In generale però a livello esecutorio non è male, cioè le esecuzioni sono ottime, si potrebbe essere un po' più pignoli, un po' più precisi, ma rispetto a quello che si vede di media, ecco, è veramente, sono delle signore esecuzioni. Si ricerca comunque sempre un ROM completo, si ricerca sempre una precisione di movimento, quindi direi che un atleta che nel complesso si allena bene. Passiamo alla terza parte, l'intensità. L'intensità è quello che mi piace di più di questi allenamenti, di quest'atleta. Parlavo con Giorgia e le dicevo: guarda, ho visto questo canale e mi piace questo approccio, quello che passa da quest'atleta, perché l'idea che ti dà è proprio del mi metto sul macchinario e mi faccio male, cioè nel senso proprio cerco di creare tanta intensità, arrivo a crearne il più possibile. Questo è un po' lo scopo, questa è un po' l'idea. Non mi importa di fare le micropause, non mi importa dei drop, non mi importa, cioè non sto troppo a ragionarci, devo arrivare a fare tanto, devo arrivare a violentare il muscolo, a creare uno stimolo ipertrofico, che ragazzi poi alla fine è questo noi facciamo tanto i nerd, che sicuramente è una cosa positiva, ragioniamo tanto, che sicuramente è positivo. Alla base quello che fa crescere la nostra capacità di creare intensità nelle serie, questa è la base, creare intensità, violentare il muscolo, portarlo, forzarlo laddove non vuole
vuole andare per creare un adattamento ipertrofico, quindi forzarlo ad adattarsi. E quindi arriviamo all'ultimo punto, ok, tutta questa intensità, quali tecniche di intensità vengono adattate in questi allenamenti, come vengono scelte? Principalmente sono due le tecniche che vengono utilizzate, che sono le forzate e i drop set. Per quanto riguarda le forzate, sono delle forzate, come piacciono a me personalmente, che sono molto old school. Qual è il concetto alla base della forzata? È: non sto riuscendo a chiudere la ripetizione, quindi subentra uno spotter che mi dà una mano per chiuderla. Ci sono diversi modi di farlo. Un primo modo, più raffinato se vogliamo, è che lo spotter mi aiuta solo il minimo necessario per chiudere la ripetizione, quindi sostanzialmente mi effettua poi alla fine un drop, no, del carico, perché mi sta aiutando, ma solo quel minimo per farmela chiudere, quindi salgo comunque super super lento. Questo approccio è sicuramente molto preciso, molto raffinato, però permette di creare un po' meno intensità, cioè di allungare poco la serie nel complesso, ma accumulare tanta fatica, perché quell'ultima ripetizione che non sale, non riesco a farla salire, mi comporta tanta fatica, la diminuzione del carico è minima, quindi in generale è un qualcosa che sì, faccio con l'ultima ripetizione e poi ho fatto. Quindi crea un filo più di intensità, crea un filo più di efficacia della ripetizione, ma per virgolette non così tanto. La forzata old school, come piace a me, è una forzata in cui il partner subentra in maniera un po' più importante. Ora, non che mi debba levare il carico, no, perché si vedeva quelli là che facevano panca, il partner da subito che faceva praticamente sopra un rematore, ecco, no, non a quel livello, però deve essere un po' più concreto l'aiuto del partner, dello spotter. Dal mio punto di vista deve aiutarmi a fare altre 3-4 ripetizioni, quindi effettuare in realtà poi alla fine un drop vero e proprio, uno stripping, con l'unica particolarità che lo spotter deve essere bravo a togliere tensione nei tratti più difficili del ROM, ma poi diminuire il suo aiuto, toglierlo del tutto nei tratti più facili, quindi normalmente anche in fase eccentrica. Quindi insomma ci deve essere un aiuto un po' più concreto. Qua le forzate sono molto old school, quindi c'è un aiuto molto molto importante, forse un po' troppo, però comunque è un qualcosa che ti permette di portare avanti l'intensità della serie e sicuramente creare molto più stress sul muscolo. Piccola parentesi, logicamente il contro è che si crea fatica, c'è un po' questo demone, si combattono i mulini a vento con questa fatica. Ragazzi, è vero che tutto quello che facciamo che crea fatica, ma non dobbiamo aver paura di creare fatica in generale, perché se avete paura di creare fatica non andate in palestra, questo è il modo migliore per non creare fatica. La fatica è un po' un budget che noi possiamo spendere, più recupero con efficacia, più curo quello che faccio fuori dalla palestra, più ho budget, quindi posso sopportare fatica, e nel momento in cui c'è un budget io mi assicuro di spenderlo tutto in sala. Devo lavorare troppo col freno a mano tirato, quindi logicamente se sono in grado di recuperare questo tipo di allenamento, qua questa sessione, se la vedete, viene portata avanti da mesi, quindi c'è una capacità di progressione e di recupero, le cose vengono fatte con senso, ecco, allora perché non farlo? E infine l'altra tecnica è il drop set, che viene utilizzato sia sulla pressa per esempio, che sulla squat, che sulla leg extension, insomma è largamente utilizzato. Questo di nuovo permette di fare meno serie ma amplificare quella che è la rosa degli stimoli, quindi lavorare se vogliamo su RM differenti, su rep range differenti, e trovare quel connubio che abbiamo tra uno stress un po' più meccanico e uno stress un po' più metabolico. Ok ragazzi, questo è tutto per questi allenamenti, andate a vedere il canale di nuovo perché è molto interessante, gli allenamenti sono molto divertenti anche da vedere, intrattengono bene male, mentre vi preparate vi caricano non tanto quanto i nostri, che trovate sul nostro portale Rhino Nation, il link è qua sotto in descrizione. Spero di avervi dato degli spunti interessanti, di aver fatto da tramite, da passaggio. Qualsiasi osservazione, fatemi sapere anche la vostra, che cosa ne pensate, quali sono le cose che vi hanno colpito, scriviamolo qua sotto, così instauriamo un bel confronto, e noi ci vediamo come sempre al prossimo video.